Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Settimana particolare perché è la settimana del Black Friday, abbiamo già cominciato appunto qualche giorno fa, mancano solo 2 giorni al termine delle proposizioni che abbiamo pensato per voi. E beh, di camper ne abbiamo, vi aspettiamo in tantissimi sia domani che sabato e voglio farvi vedere appunto quello che abbiamo selezionato e magari tra questi c'è il camper dei vostri sogni. Prima di iniziare mi raccomando campanellina e un bel like. Io sono Luca Gigi Caravans e dai, scopriamo insieme i camper usati, selezionati per voi. Vi dicevo, settimana del Black Friday, abbiamo selezionato tantissimi veicoli che possono riscontrare appunto il vostro piacimento, il vostro gusto. Non fatevi scappare le occasioni perché la promozione finirà sabato, quindi vi aspettiamo numerosi. Cominciamo dal Mileo 263, un semi integrale 7,40 m del 2019, condizioni splendide, pianta a letto gemelli, un camper davvero fresco perché abbiamo solo 12.000 km. Conformazione gemelli con dinette avanzata, omologato 5 posti, abbiamo in più la parte posteriore con la possibilità di allungare la parte centrale per avere un megaletto, doccia e bagno separati. Il camper è davvero fantastico, tenuto in maniera super, guardate le condizioni del piano cottura. Accessori full, oscuranti Remis in cabina, quelli plissettati per intenderci, radio con retrocamera, pannello solare, l'antifurto, il doppio serbatoio dell'acqua, il forno, il tendalino e anche il clima in cellula. Quindi davvero super super completo e poi è praticamente pari al nuovo. Un veicolo che proponiamo circa 67.500 euro, quindi un bel risparmio decisamente rispetto al nuovo. Proseguiamo, andiamo un po' a braccio, cerchiamo di capire quello che è rimasto, quello che abbiamo da proporvi di bello. Sicuramente lo è lui, Immersigno, deriva dall'Immer Classic. Immersigno, solo 100 pezzi prodotti nel 2006 per ricordare il signor Erwin Immer Group, fondatore appunto del gruppo Immer. E cosa dire, solo 45.000 km, stato sempre in box, unico proprietario, non ha segni, veramente è bellissimo, tutta la scocca in alluminio, telaio Alco, quindi doppio pavimento passante, dentro ci si presenta come un vero e proprio monolocale. Guardate che bello, super ideale per una coppia, anche in tre va bene perché questo diventa un lettino sempre pronto, dinette si abbassa e diventa un matrimoniale, oltre ad avere il basculante che scende sul vetro e diventa il letto diciamo principale. Una meccanica già bella, 2.8 127 cavalli col clima, e già ai tempi c'era la SR. Come accessori abbiamo il tendalino, l'antenna satellitare automatica con la TV e il pannello solare. Anche qui le condizioni sono super, guardate, veramente molto ben tenuto, bagno fantastico con doccia separata, un bagnone. Qua parliamo di un piccolo monolocale per coloro che hanno tanto tempo a disposizione, che vogliono utilizzare soprattutto in montagna il camper. Questo è quello che fa per voi, perché l'abitabilità è davvero grandissima. Qua siamo a 38.000 euro, venite a vederlo perché merita tantissimo. C'è anche il porta bici, il Puzzle è venduto, abbiamo venduto ieri sera grazie appunto alla promozione che abbiamo fatto. Pilot V600G 2021, bellissimo, pari al nuovo, finestre a filo, è un 6 metri 5,99, gradino elettrico, zanzariera sul portellone. Abbiamo una meccanica 140 cavalli, solo 12.000 km, dinette grandissima. Sì, perché qua c'è una bella chicca, perché abbiamo la cucina che si apre così, come potete vedere, ci fa recuperare spazio. Anche qui le condizioni sono super. Frigo compressore da 90 litri, corona di pensili sul posteriore, guardate che belli questi armadi, il letto è di 135, il bagno è fantastico perché abbiamo tutto un box doccia,
che possiamo utilizzarlo traslando all'interno il VC e traslandolo quando dobbiamo utilizzare il VC con il lavello ovviamente si tira su, quindi la doccia è praticamente una doccia casalinga, gli accessori full, inverter, pannello, oscuranti, antifurto satellitare, antifurto normale, il tendalino, la retrocamera, l'autoradio a due DIN, lo vedete con i vostri occhi, il camper è praticamente nuovo. Quindi se state cercando un van di livello superiore, questo è come nuovo, veramente bellissimo. Scopriamo insieme, dopo magari vi faccio vedere anche il Wingham, fantastico. Qui abbiamo un bel Challenger del 2008, massardato per la famiglia, letto a castello posteriore con la dinetta avanzata, anche questo full optional. Lo vedete aperto perché l'ho appena fatto vedere dei clienti. 92.000 sono i chilometri, tendalino, pannello solare, antifurto, oscuranti Remis, meccanica 2.3 130 cavalli, turbovent, antenna satellitare automatica con la TV, il forno, il frigorifero grande, letti a castello di grandi dimensioni, quindi col garage a volume variabile e il bagno con la doccia separata. Questo è un veicolo unico proprietario, mansarda gigante, guardate che bella, 30.000 euro, quindi trovate un veicolo a 30.000, anzi ve ne faccio vedere poi un altro da 30.000 euro. Stiamo cercando di fare uno sforzo e mantenere i prezzi a livelli umani perché stanno andando alle stelle e se possiamo cerchiamo di limitare quelli che possono essere dei margini che onestamente potremmo avere più alti, ma stiamo cercando appunto di fare un respiro e venire un po' incontro alle persone, ecco, almeno per quanto riguarda Gigi Caravans. Andiamo avanti, vi faccio vedere un cuginetto, un Duke 37, 6,50 m del 2009, più o meno la stessa conformazione, 55.000 km. In questo caso abbiamo una dinette classica, quindi i sedili non girano, la mansarda, belli pensili, un camper onesto, vediamo, adesso accendo le luci, letto a castello fisso, blocco cucina lineare, anche qui abbiamo un bagno con doccia separata, è un classicone, sì, classicone, tenuto bene, unico proprietario, appunto, solo 50.000 km, 2.3 la meccanica con 130 cavalli, del 2009 30.000 anche questo, quindi anche qui a livello di prezzo prendete un oggetto sicuramente super super in linea, quindi perché in 4, famiglia da 4, questo è perfetto, omologato 6 posti. Vi faccio vedere adesso uno degli ultimi arrivi, abbiamo un XGO 95 Plus, 7,40 m con i letti gemelli, questo è un 2020, 12.000 km, accessori, tendalino e retrocamera. Abbiamo un prodotto, diciamo, simile al Mileo che vi ho fatto vedere prima, ok, una qualità un pelino più bassa, sicuramente sì, però un camper molto funzionale perché abbiamo sicuramente una comodità a livello di stivaggio perché i pensili sono anche sulla parte del cupolino frontale, ovviamente tutti e due sedili che girano, cucina blocco lineare con i due cassettoni, dietro conformazione simile, quindi letto gemelli con accesso al gavone, bagno e doccia separata, un camper davvero tenuto, è come nuovo anche lui. Come vedete stiamo facendo una scelta di ritirare barra e o acquistare camper belli senza dover diciamo mettere mano troppo e recuperare delle cose poi che fondamentalmente sono irrecuperabili. Qua parliamo di un veicolo appunto 2020, 12.000 km, forse l'ho già detto, garage grandissimo, 55.000 euro la richiesta, ha anche il pannello solare, mi dimenticavo, spegniamo tutto, frigorifero da 150 litri. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è qui dietro, c'è un altro XGO, qua un massardato, 6,99 del 2010, solo 22.000 km, rispecchia quello che vi ho detto prima, camper belli, solo camper belli e ben tenuti.
retrocamera posteriore, clima 22.000 km, appunto omologato 5 persone con il riscaldamento a Webasto. Abbiamo in più il tendalino, pannello solare, frigorifero grande, garagione posteriore, dopo ve lo faccio vedere, enorme. E anche qui abbiamo il bagno con la doccia separata, anche qui per la famiglia diventa un mega camper. Siamo a 38.000 euro se non ricordo male, comunque su www.ggcaravans.it sul nostro sito potete vedere tutto nello specifico. Ovviamente tutti i camper sono garantiti 12 mesi con garanzia diretta nostra, quindi non si scappa, potete finanziarli fino a 120 mesi, qualcuno anche a 150 mesi nel caso di veicoli più freschi tipo l'Xgo di prima o il Mileo 263. Abbiamo un Leica EcoVip del 2000, questo qua è perfetto, completamente rilucidato in tutto, completamente sigillato, moda natura, sono tenute benissimo, un camper storico. Non ho ancora fatto il prezzo, ma saremo intorno ai 23.500 euro. 150.000 km, meccanica è un 2.8 turbo diesel, mansarda con doppio oblò, classico stile Leica, però è tenuto anche questo davvero benissimo. Una pianta storica perché abbiamo una dinette che si trasforma in letto e qui dentro nell'armadio, volendo, si abbassa e si crea un altro letto a castello, quindi è un po' polivalente. Bagno enorme con doccia separata, tenuto in maniera perfetta, non ci sono rotture, non ci sono danni, anche questo qua gode di garanzia ovviamente. Ah, dimenticavo, ha il clima aggiunto in cabina, quindi è sicuramente un plus, oltre che al tendalino e altri accessori che al momento non ricordo tutti a memoria su questo, in quanto l'abbiamo ritirato da pochissimo, non ho ancora fatto una scheda vera e propria. Rientro proprio last second, questo se riesco stasera lo metto sul sito, se no vi faccio vedere l'oggetto. Benimar Tesoro 440 Up del 2019, bellissimo, i chilometri sono circa 35.000, abbiamo un camper già con tendalino, pannello, abbiamo i sensori di parcheggio, l'antenna, la TV, frigorifero grande, riscaldamento a gasolio, letto traverso, sali e scendi. E qui bagno con doccia separata, questo è stato ritirato un'ora fa, quindi super fresco. Come sapete i nuovi vengono consegnati con rilento, con delle difficoltà enormi, questo è un camper praticamente pari al nuovo, e chi sta cercando il 440 sa che fa difficoltà ad averlo sul nuovo. Abbiamo anche il letto singolo basculante, oltre che l'antifurto, camper molto 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 bello. Andiamo a vedere cosa ci rimane da proporvi. Abbiamo un Leica X96R 7,20 m del 2008, non è ancora entrato in offerta ma lo entrerà, adesso state vedendo, vedi proprio live una finestra che è da cambiare, perché comunque ci teniamo a riparare tutto quello che possono essere delle rotture. È un letto gemelli del 2008, siamo intorno ai 36.000 euro, comodo per due persone. I chilometri purtroppo non li ricordo a memoria di questo, ma trovate la scheda sul sito. Bagno con doccia separata anche qui, quindi diciamo che se qualcuno sta cercando un camper per coppia, questo può essere sicuramente interessante. Abbiamo anche un bel cavone sul posteriore, meccanica Ford da 140 cavalli, quindi poi è sempre un Leica, il suo diciamo lo fa sempre, non ha il basculante appunto, però in quegli anni lì diciamo non erano così
utilizzati o di moda, perché anche ancora i mansardati la facevano un po' da padrone, però appunto per chi cerca un bel Leica abbiamo anche lui. Vi faccio vedere, se volete, anche il Wingham. Abbiamo quasi finito di sistemarlo, va in carrozzeria settimana prossima a sistemare due punti che ci sono da sistemare. Anche qui, pur essendo diciamo datato, ma cerchiamo di dare tutto a posto. Wingham storico, monoscocca col portamoto, dentro è fantastico, veramente bellissimo, perché abbiamo una meccanica intanto 2,5 turbo diesel, che è difficilissima da trovare, con solo 130.000 km, distribuzione già fatta, cucina L posteriore, guardate che bella, veramente fantastico, non sembra che abbia più di 30 anni, e siamo sui 15.000 qualcosa se non ricordo male. Può sembrare caro, ma è un Wingham con il suo letto basculante, un camper che non avrà mai infiltrazioni, rimane un pezzo di storia. Questo qua spendete qualcosina in più rispetto a camper di pari anno, però è un monoscocca, e poi Wingham è un marchio storico importante di qualità, quindi poi meccanica 2,5 turbo diesel, quindi difficilissime da trovare queste meccaniche, col telaio 18, che è un telaio che non tutti utilizzavano, tanti scrivevano la targhetta 18, ma 18 poi non lo era veramente, con le trame in acciaio sotto, veramente fantastico per l'inverno, è top. Beh dai, qualcosa vi ho fatto vedere, qualcosa ci deve arrivare ancora, purtroppo non sarà pronto per domani perché abbiamo fatto dei bei ritiri, abbiamo anche un paio di rulottine se vi possono interessare, una Fend bellissima, è una 450 del 2002, e poi con questa chiudo e vi ringrazio, ma volevo farvela vedere perché è una roulotte del 2003. Ah, poi arriverà anche lui, lo stiamo preparando per darvelo al top. 4,50 m doppia dinette, una roulotte del 2003, questa è nuova, penso che non l'abbiano mai utilizzata. Nuova, veramente bella, solida, tutti i cuscini erano ancora chiusi nella sua sacca originale Fend, il bagno è fantastico, mai utilizzato, parliamo di una routine da 8.500 euro, non so se riesco a pubblicarla stasera anche questa qui perché è appena arrivata, però dai, anche per gli amanti delle roulotte come me abbiamo qualcosa. Noi, tanto lo sapete, ci troviamo a Caponago, siamo praticamente vicinissimi all'autostrada, quindi uscendo dalla casella di Agrate Brianza, per chi esce da qua, zona dove c'è il roadhouse, siamo proprio attaccati, dall'altra parte fa un piccolo giro e ci trovate subito fuori dalla rotonda, quindi anche arrivare è facile a Caponago ovviamente, quindi siamo in via Galilei 1. Io intanto vi ringrazio, spero di non avervi annoiato troppo, qualcosa spero di avervi fatto vedere di interessante, per qualsiasi cosa non esitate a contattarmi, le offerte finiscono sabato, non voglio fare troppo il venditore da TV, però effettivamente è così, quindi andate a controllare anche gli storici, qualcuno che si è salvato i nostri annunci, è vero che abbiamo proprio volutamente abbassato quelle che erano le nostre richieste. Vi ringrazio a tutti per aver visto il video, se vi è piaciuto un bel like, se non vi è piaciuto a me non ci posso fare niente, sono sempre io fatto così, e ci vediamo alla prossima, un abbraccio a tutti, ciao, grazie.